Andiamo a Sassino di Livenza, invece qui si è registrato un grande successo per la festa della Ratura. Abbiamo sentito e siamo andati a vedere con Enrico Bidongia. Siamo qui dopo due giorni di festeggiamenti della Ratura in Sassino di Livenza per riscoprire le attività rurali dei tempi andati. Abbiamo qui con noi gli organizzatori, simpatizzanti bersaglieri. E com'è andata queste giornate di festa che avete creato? Ma intanto buongiorno, sì, la manifestazione è stata un grande successo, c'è stata un'ottima partecipazione. Qui con noi abbiamo quello che è il capogruppo, il presidente del nostro gruppo, simpatizzanti bersaglieri, nato una decina d'anni fa all'incirca, per così un po' per gioco con dei cari mascherati, poi ci siamo allargati ad altre manifestazioni e in questi due giorni appunto di fuoco il nostro rappresentante non ce la fa, la voce non c'è, proprio per il grosso impegno profuso in questi due giorni. Io so che stiamo parlando di Ratura, abbiamo fatto due giorni di festeggiamenti, ma oltre alla Ratura avevamo altre attività annesse, mi sembra i quad, le moto da cross, avevamo i trattori. Certo, per poter avvicinare comunque giovani e meno giovani a questa manifestazione che rievoca un po' quelli che erano i mestieri di una volta, abbiamo deciso di allargare nella manifestazione altre attività, quali una piccola pista da motocross e da jeep, in cui c'erano vari gruppi con le moto da cross, con i quad, con le jeep, che appunto facevano delle manifestazioni, rappresentavano, oltre ovviamente alla dimostrazione della Ratura, della trebbiatura e dei vari mestieri dell'epoca. Non solo, abbiamo visto sabato sera una grande affluenza di giovani che comunque si sono avvicinati a queste arrature, diciamo, dei tempi andati. Come mi spiegate questo successo di questi giovani? Perché mi risulta avete fatto veramente una presenza eccezionale quest'anno. Beh, sicuramente a poter avvicinare i giovani a quelli che erano i mestieri di una volta, attraverso attività connesse, quali anche un DJ che suonava, un gruppo con un chiosco dove si facevano mojiti, vari cocktail, birre, spritz, panini e un po' di tutto. Questo sicuramente ha invogliato i giovani, la betomiera, il famoso mojito in betomiera ha avvicinato sicuramente i giovani a questa manifestazione e si sta cercando con queste manifestazioni di portare i giovani a riscoprire questi mestieri.